Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Benvenuti se ancora non eravate iscritti. Allora, questo appunto è il mio canale, io sono Alessandra e porto video che trattano il fitness e l'alimentazione sana perché mi piace condividere con voi il mio stile di vita. E questo appunto sarà un video What I Eat in a Day versione back to school. Quindi vi porterò con me nella mia giornata, una mia giornata scolastica, vi farò vedere tutto ciò che mangio. Sarà quindi il primo video Cosa mangio in un giorno di scuola 2020-2021. Quindi partiamo dalla colazione. La prima cosa che vado a fare, quindi dopo essermi preparata, quindi vestita, truccata, lavata, tutte cose, è andare a fare il tè che faccio sia per me ma anche per i miei genitori la mattina. Quindi a questo punto passo alla mia colazione che mi preparo sempre il giorno prima o comunque mangio sempre qualcosa di già pronto. In questo caso quel giorno ho mangiato questo tortino fit al cioccolato che vi giuro raga è qualcosa di paradisiaco e che vi ho messo già nelle mie storie di Instagram e tutti state aspettando la ricetta con ansia. Quindi finalmente eccovela qua. Allora, vi giuro è semplicissimo da preparare ma super super buono. Come al solito vi lascio i link di tutti gli ingredienti giù nell'info box e molti li ho presi su Prozis, quindi se volete avete sempre il mio codice sconto che è ALEMACA10 per appunto uno sconto sul sito. Se non avete le proteine io vi consiglio davvero di acquistarle. Io ho utilizzato queste qui di Prozis che sono gusto brownie, però se volete prenderle vi consiglio tantissimo anche il gusto nutchoc. Se non avete le proteine o comunque non volete acquistarle, dovete sostituirle con 10 g in più di farina d'avena e 10 g di cacao amaro. E io vi consiglio anche di andare a mettere un altro dolcificante, quindi sciroppo d'agave, sciroppo d'acero, zucchero di cocco, zucchero di canna, insomma quello che vi ritrovate a casa. E vi consiglio due cucchiaini. Quindi dopo aver preparato il nostro composto andremo ad utilizzare una tazza. Vi starete chiedendo a cosa serve la tazza? La particolarità di questo tortino, quindi ciò che lo rende così morbido, soffice, alto soprattutto e buono, è l'utilizzo della cottura a vapore. Quindi noi andremo ad ungere una ciotola che deve avere i bordi abbastanza alti, quindi il composto deve arrivare a poco più di metà. L'andremo appunto ad ungere e verseremo appunto tutto il nostro composto all'interno della ciotola. Mi raccomando, sbattetela come ho fatto io senza romperla ovviamente, così il tortino avrà una superficie omogenea. Quindi per la cottura ci servirà uno strumento appunto per la cottura a vapore. E io utilizzo il Bimby, però appunto potete utilizzare qualsiasi altro diciamo robot da cucina per la cottura a vapore.
appunto il nostro tortino dovrà cuocere per circa 45-50 minuti. Fate la prova dello stecchino appunto dopo 45 minuti per vedere se sarà cotto o meno. Quindi una volta cotto il nostro tortino avrà questo aspetto magnifico. Allora lo andremo a prendere con un guanto, mi raccomando, altrimenti vi ustionate le mani. E lo fate raffreddare per tutta la notte fuori dal frigo. Quindi la mattina stacchiamo tutti i bordi del nostro tortino e lo estraiamo dalla ciotola. Io lo, diciamo, tampono con un tovagliolo un pochino perché sarà appunto un po' umido data la cottura a vapore. Quindi a questo punto non ci manca che cospargerlo con ciò che più ci piace: burro d'arachidi, burro di mandorle, burro di arachidi al cioccolato, insomma quello che preferite. Io sono andata ad utilizzare una crema di nocciole, cacao e cocco, che però è fatta in casa e la ricetta è di un ragazzo che me l'ha gentilmente inviato, che si chiama Canna92 su Instagram. Vi giuro ragazzi, è qualcosa di fenomenale, cibo sano e neanche te ne accorgi perché sembra davvero food porn a livelli proprio altissimi. E niente, io spero che lo replicherete perché veramente non ve ne pentirete. Ovviamente se lo replicherete mi raccomando taggatemi su Instagram così vi reposto. Ovviamente è momento Instagram, sapete che io ci tengo tantissimo ad aggiornarvi sempre il mio profilo, quindi se volete vi invito a seguirmi perché ci tengo davvero davvero tanto. Dato che la mia colazione è comunque molto sostanziosa e riesce a, diciamo, tenermi sfamata per tutta la mattinata, io prendo soltanto una banana, insomma, per la merenda. E vado quindi a riempire anche la mia bottiglia di un litro che bevo tutta a scuola. E questa qui l'ho presa su Protis ed è stra comoda e stra bella, quindi vi lascio sempre il link giù nell'info box. Arrivata a casa verso le 2:30 preparo sempre qualcosa di super super easy e semplice, a meno che non l'abbia preparata già prima, ma in quel caso non l'avevo preparata prima. E mi sono quindi andata a fare degli spaghetti semplicissimi integrali con una scatoletta di tonno all'olio extravergine d'oliva, a cui aggiungo un altro filo d'olio extravergine e accompagno anche con un'insalatona mista con rucola e carote, mais, e che vado a condire con sempre olio extravergine d'oliva, aceto di mele e limone. Poi di pomeriggio sono andata in palestra e vi ho fatto vedere anche il mio outfit, ovvero questi leggings rosa di Prozis abbinati a questo top e queste scarpe nere. Questi leggings sono tra i miei preferiti perché, oltre ad essere belli esteticamente e non traspare l'intimo eccetera, sono anche super super comodi. Io ho preso la taglia S perché comunque vestono abbastanza stretti. Allora, quel giorno ho allenato l'upper body, quindi bicipiti, spalle e dorso. E se volete vedere più dei miei allenamenti, io ho fatto una cartella proprio su Instagram dedicata soltanto agli allenamenti che vi metto sempre nelle storie. Arrivata a casa, la mia mammina mi ha fatto trovare la cena pronta. E mi ha fatto questa fantastica orata, il cartoccio al forno,
che è praticamente uno dei miei pesci preferiti, ovviamente dopo il salmone, che se mi seguite su Instagram sapete che ne sono completamente dipendente, e l'ho accompagnata a questa super insalatona che ovviamente mangio sempre perché adoro, e una bella fettona di pane 100% integrale che io acquisto all'Auchan o comunque anche al Conad, ad Asis eccetera. Quindi poi mi sono fatta la doccetta e mi sono messa appunto nel mio divano a guardare Doc, perché quella sera era giovedì e c'era Doc e io adoro troppo, non vedevo veramente l'ora che uscisse, perché in quarantena ero davvero fissata e mi piaceva tantissimo, e quindi poi ci sono rimasta male che non hanno continuato insomma a causa del coronavirus, però era uscito e quindi sono super super happy. Fatemi sapere se anche voi lo seguite, se lo guardate, insomma fatemi sapere. Quindi con questo video è tutto, io spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un like, lasciate un commento e iscrivetevi se ancora non siete iscritti, mi raccomando. Vi mando un grande grande bacio e un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao.